È partita all'alba di oggi la demolizione delle tre palazzine di Via Lago di Borgiano a Pescara, che erano state sgomberate, come noto, in seguito alle lesioni subite nel sisma del 2016. Per l'amministrazione comunale presieduta da Carlo Masci è il primo passo verso la riqualificazione del quartiere Rancitelli. Queste sono tre palazzine che costituiscono motivo di degrado oramai da troppi anni in questa zona. Noi oggi cominciamo l'abbattimento vero, reale, dopo aver svuotato tutti gli appartamenti. L'ATER si è messa a disposizione, ha fatto un intervento molto concreto e questo ci permetterà di liberare tutti questi spazi, di creare un passaggio diretto tra questa zona e l'altra parte dove c'è Via Lago di Capestrano. Soprattutto qui andremo a rifare completamente quest'area con una nuova piazza, un punto di aggregazione. Lo avevamo detto in campagna elettorale che noi avremmo agito molto nelle periferie per creare nuovi spazi aggregativi, piazze, campi di calcio, impianti sportivi. Questo stiamo facendo nonostante il Covid, nonostante le crisi che stiamo attraversando. L'impegno sul territorio è totale ed è anche efficace. Poi passeremo al ferro di cavallo, che è un intervento che nessuno avrebbe mai immaginato si potesse fare, e invece lo stiamo facendo. Come le formichine, abbiamo fatto in modo che venissero a cura dell'ATER riqualificati circa 100 appartamenti, dove abbiamo trasferito le persone che avevano diritto a un alloggio e che vivevano nel ferro di cavallo in condizioni veramente di degrado assoluto. Quelle che non avevano titolo le abbiamo messe fuori attraverso degli sfratti. Il presidente dell'ATER di Pescara, Mario Lattanzio, ha evidenziato i numeri dell'operazione avviata oggi. Questa sarà demolita in 180 giorni. Dopo la demolizione il comune qui ci farà una piazza, quindi arrederà a livello urbano questa zona, creerà degli spazi all'aperto per la popolazione che vive qui. Quindi questa è un'operazione, vengono demoliti tre palazzi, sono circa 80 appartamenti. E rimarrà solo la palazzina, quella più bassa, e quindi sarà uno spazio molto bello per questa zona. È un intervento molto sostanzioso, parliamo di circa 1.300.000 euro la demolizione, più la piazza intorno ai 2 milioni, quindi l'arredo di tutta la zona, che farà il comune, però sono fonti CIPE.